Seconda parte di A Ruota Libera per questo mercoledì, dove parleremo dei cicli Falgiani Marco Pantani, formazione di Ascoli Piceno, che ha concluso quest'anno il primo anno di attività per quanto riguarda la categoria juniores. Salutiamo i nostri ospiti partendo dalla destra, salutiamo Lorenzo Falgiani, buonasera, Buonasera. salutiamo anche Riccardo Ciuccarelli, buonasera, Buonasera. salutiamo anche Luigino Falgiani, direttore sportivo, Buonasera. salutiamo Romeo Ricottini che non può parlare, per il momento è un pesce. Poi però nell'arco della trasmissione ascolteremo la sua voce. Faccio un gesto, ti saluto, grazie Romeo, bravissimo. E partiamo da Luigino Falgiani. Allora, si è chiuso questo primo anno da juniores, è stata una bella stagione, è mancata la ciliegina sulla torta, però tutto sommato penso che siete contenti. Sì, siamo molto contenti dei risultati che abbiamo avuto. E abbiamo fatto dei secondi posti, è venuta a mancare la vittoria, però abbiamo fatto dei bei piazzamenti e in classifica stiamo già terzi in classifica regionale e primi provinciali. Abbiamo fatto una bella stagione, ma purtroppo è mancata la vittoria, per poco però. Chi l'ha sfidata più da vicino è stato proprio Riccardo Ciuccarelli, 2 secondi posti, però hai portato a casa la maglia di campione provinciale, anche quest'anno una bella soddisfazione. Sì, dai, è stata una grande soddisfazione quella della maglia. C'è stata anche una maglia regionale, ma ecco, è mancata la vittoria, ma vabbè, abbiamo un altro anno davanti da juniores. Vediamo cosa si riesce a fare, ma alla fine non c'è niente da recriminare. Lorenzo Falgiani, non diamo colpa alla scuola, che stagione è stata? È stata una stagione, diciamo, discreta, perché mi aspettavo di più. Cerchiamo di lavorarci meglio l'anno prossimo, sicuramente, anche perché il secondo anno è più importante del primo. E sono riuscito a fare un 11° posto e vari piazzamenti, che entro i 10 diciamo di no, però diciamo che mi accontento più per un'esperienza. Com'è stato il salto dagli allievi agli juniores? Il salto dagli allievi juniores si sente. Però diciamo che juniores è una categoria più bella rispetto agli allievi, perché si entra proprio nel mondo del ciclismo, diciamo. Riccardo, cosa ti è mancato per il successo? Pochissimo, in 2 occasioni l'hai sfiorato. Anche tu, com'è stato il salto dagli allievi agli junior? Ma allora, il salto dagli allievi agli juniores è stato sì un salto importante, ma alla fine non ho notato così tanta differenza. Solo che, ecco, magari alle vittorie è mancata più determinazione, e vabbè, poi la sfortuna come sempre ci ha assistito. Luigino Falgiani, è stata una bella stagione, abbiamo detto, voi eravate una squadra composta da 4 unità, quindi non era facile competere con gli squadroni più agguerriti che schieravano tanti corridori. Tutto sommato però è andata benissimo, considerando anche l'età dei tuoi corridori, che ci hanno messo passione, spirito d'abnegazione e tanta voglia di pedalare. Sì, io sono rimasto molto contento perché questi ragazzi sono tutti del primo anno, abbiamo un altro anno di esperienza, anche eravamo in quattro, però eravamo una squadra molto unita e siamo stati sfortunati in certe situazioni, ma mi ritengo molto contento di tutto ciò che abbiamo fatto. A Civitella è mancato tanto così. Sì, a Civitella è mancata la vittoria per poco, se c'era altri 10 metri. Forse la vittoria era nostra, però peccato che Riccardo è partito un po' tardi, mancava quei 10 metri che partiva prima e la vittoria era nostra, comunque. Riccardo, Questa cosa ricordi di quella gara di Civitella? Ma niente, è stata la prima gara in cui, diciamo, sono riuscito a dare me stesso, forse. Ma partire tanto tardi alla fine non è vero, perché ho cercato di attaccare inizio salita, solo che magari è mancata quella pedalata in più per raggiungere l'avversario, che alla fine si è dimostrato forte perché è riuscito a mantenere il suo vantaggio. Però lì hai dato una bella dimostrazione, quella di poterci essere sempre. Sì, è stata, diciamo, appunto forse la prima volta in cui sono riuscito a dare me stesso, quindi niente, da lì in poi è andata tutto un po' in discesa, anche se c'è stato qualche tratto in salita. Lorenzo, tu hai iniziato la stagione con una caduta purtroppo a Martignano, poi da lì in poi qualche problemino, cosa è successo? Martignano mi sentivo bene, diciamo, come gara, anzi, cioè, puntavo anche al piazzamento insieme al mio compagno. Solo che dopo, all'ultimo chilometro, è successa purtroppo una caduta e niente, mi sono dovuto ritirare, ma dopo mi ha costretto a ritirarmi anche le gare successive, le 2 gare successive del trittico. Però
diciamo che dopo ho cercato di rimettermi subito in carreggiata, ma non ce l'ho fatta, anche per un po' di sfortuna. Però nel finale di stagione ti sei difeso bene. Sì, nel finale di stagione ho cercato di regolarmi, e più, diciamo che era più per me stesso, una motivazione per me stesso che... Per ripartire poi quello che sarà il prossimo anno, dal secondo anno, nel miglior modo possibile. Sì. Gino Falgiani, parliamo anche a livello organizzativo, perché i cicli Falgiani hanno quest'anno organizzato nella zona industriale di Ascoli Piceno due gare, una per la categoria allievi la mattina, una per la categoria juniores nel pomeriggio. È stata una giornata lunga, intensa, faticosa, calda, tra virgolette, ma piena di soddisfazioni. Sì, sono rimasto molto contento di tutte e due le gare, perché c'è stata una grossa partecipazione sia di allievi che di juniores. Anzi, juniores, da quello che ho visto, perché dopo ho seguito altre gare, è stata la gara in pianura che è stata la gara più numerosa di tutte le gare. Il prossimo anno ripeterai questa esperienza o ti soffermerai di più sugli juniores? Cosa hai deciso? O sei ancora in fase di sperimentazione e di evoluzione? Un altro anno farò solo il 90% farò solo juniores. Però hai dato una mano, ho visto anche alle gare che ci sono state nell'Ascolano, quando per esempio c'è stato il Memorial Ferretti, hai dato una mano agli organizzatori, ed è stato molto importante e bello. Sì, collaboriamo con Ferretti, lì ci siamo dati una mano, abbiamo fatto questo trittico e ci siamo dati, siamo gli unici due che facciamo la gara lì nell'Ascolano e ci collaboriamo insieme. E ragazzi, prossimo anno ritroveremo tutti quanti in maglia Cicli Falgiani e Marco Pantani, ci puoi dare qualche anticipazione? Almeno sì. Questi tre che sono qui, sì, poi sì. Il resto lo vedremo dopo. Lui va bene, lui rimarrà con noi da allievo, Ricottini, e gli altri, sì, la maglia sarà quella e saranno tutti juniores del secondo e primo anno. E allora, visto che rimarrete tutti quanti con i Cicli Falgiani e Marco Pantani, Ciuccarelli, sarà un altro anno molto più responsabilizzata la stagione della squadra, ma anche a livello personale, visto che sarete più esperti rispetto a quest'anno. Sì, beh, sicuramente l'anno prossimo ci sarà, diciamo, la motivazione per fare bene, visto l'anno che è passato, e quindi speriamo che si riesca a fare qualcosa di buono, non solo, diciamo, a livello, cioè, individualmente, ma a livello di squadra. Lo scorso anno da allievo hai vinto in una gara in Abruzzo a Chieti, se non erro. Quest'anno, quando sei arrivato due volte secondo, cosa hai pensato? Sì, l'anno scorso vinsi a Chieti e quest'anno niente, che poteva andare giusto un po' meglio. È chiaro, con tanti corridori che quest'anno passeranno negli under 23 e nei dilettanti, voi che avete un anno in più di esperienza potete giostrare in maniera diversa, tra virgolette? Sì, vabbè, questo è sicuro, magari da primo anno si ha molta meno esperienza di un secondo anno, perché alla fine il secondo anno ha comunque un anno in più, diciamo, a livello di juniores, perciò da primo anno è magari un po' più difficile capire il mondo, come gira nel ciclismo, ecco, a livello di juniores, e niente, poi da secondo anno dovrebbe essere tutto un po' più facile, si spera. Voglia di riprendersi prima possibile, quella di Lorenzo Falgiani. Quest'anno è stata una stagione così così, travagliata anche dalle cadute, da cose che non sono andate bene. La voglia il prossimo anno è già tanta, già saresti in strada già adesso. Sì, voglio cercare di riprendere quello che ero, un combattente di una volta, e cercherò di allenarmi come non ho mai fatto in questi anni, purtroppo, e anche con l'aiuto di altre persone. E niente, vedremo se il motore ripartirà, diciamo. Ogni volta che i Cicli Falgiani vengono ospiti nella nostra trasmissione, dimentichiamo sempre di parlare del presidente. Vogliamo parlare anche di Pasqua Catena, che dedica parte della sua vita per questi ragazzi, che poi, tra virgolette, possiamo dirlo, è la moglie di Regina Falgiani. Sì, diciamo, mia moglie sta nelle retrovie, però ci assiste su tutto. Durante le gare la porto con me, ci dà una mano lì, ecco, a preparare la squadra, tutte queste cose, più fa anche le cose burocratiche, però sempre un po' appartata, non vuole essere pubblicizzata. Io vorrei vivere un venerdì e un sabato, quando vanno a correre in casa Falgiani, e prima della gara cosa succede? Lorenzo, diccelo tu, perché tanto tuo papà non ce lo direbbe mai. Cosa succede? Mamma prepara i panini per tutti, e... spiegaci il venerdì, il classico sabato a casa Falgiani. Il classico... Vabbè, in casa Falgiani succede che... Tranquillo.
No, diciamo i panini ce li prepariamo noi. Perché il presidente cosa vi dice però? Anzi, cosa ti dice tua mamma che è il presidente? Ecco. Niente, ci dice innanzitutto di preparare la roba il giorno prima, che sennò... Di non scordarti nulla. E ci motiva più che altro. E poi anche una tifosa particolare che è tua zia ti vuole molto bene, sì. Ed è una di quelle tifose che quando viene a vedere le gare vuole vince che... da sempre. Vuoi salutarla Lucia? Salutala, no? Sì, saluto mia zia e lei vuole sempre che io do il meglio di me stesso e non vuole che diciamo faccia brutte figure. E infatti quando vado a correre mi incita sempre e si sente perché nel gruppo strilla sempre. Quindi tu la senti quando... Sì. Anche perché se strilla Lucia sono cavolo canari, eh? A parte questo, torniamo da Luigino Falgiani. Abbiamo parlato degli junior, il prossimo anno sarà la squadra predominante dei cicli Falgiani Marco Pantari, senza però dimenticare la categoria allievi, giusto? Sì, abbiamo gli allievi, abbiamo un allievo Ricottini che stiamo crescendo bene, lui sta con noi e rimarrà con noi anche l'anno prossimo sperando di fare qualche risultato. Prima di farlo diventare pesce, quindi boccheggerà e non parlerà, vogliamo la conclusione di questa prima parte dedicarla a Riccardo Ciuccarelli. È vero Riccardo, 2 secondi posti sono un buon biglietto da visita per il prossimo anno, dove sarai uno dei corridori più marcati del gruppo degli junior. Come dovrai prepararti quest'inverno per essere pronto nelle prime gare che già ci saranno a marzo? Come dobbiamo prepararci, questo ancora è da vedere, perché sono appena rientrato del mese di riposo, quindi ci sarà ancora da fare sicuramente tutto l'inverno, ma l'importante è arrivare preparati il giorno della prima gara. Adesso si vedrà come entrare sotto negli allenamenti. Noi ci fermiamo un attimo, andiamo in pubblicità, tra poco sentiremo anche la voce di Romeo Ricottini. Ci fermiamo un attimo, tra poco. Passione e professionalità nel mondo delle due ruote. Cicli Falgiani, ad Ascoli Piceno, offre una vasta gamma di biciclette ed accessori per tutte le tipologie. Bici Scott, Olimpia, Scapini, Montana. Accessori Scott, scarpe tecniche, corsa e mountain bike, Scott, Sidi, Vittoria, integratori Pro Action, Named, Y. Abbigliamento Scott, Castelli, Nexo Skin. Caschi e occhiali Rudy Project, Salice, Scott, Brico, Lival, MyWiFi, Abus, videocamere, GPS, Garmin, Polar, Campagnolo, Shimano, Intimo, Bionic e Nexo Skin, abbigliamento tecnico Bionic, copertoni Continental, Schwalbe, CST, Michelin, Kenda, Cicli Falgiani e anche assistenza tecnica e test postura. Cicli Falgiani, via Amalfi 1/3, Ascoli Piceno. Telefono 327 69 36 853. Italiano in città e i francesi ci rispettano, che le palle ancora gli girano e tu mi fai, dobbiamo andare a Cine, vai a Cine, vacci tu. Seconda parte dedicata ai cicli Falgiani, Marco Pantani e Romeo Ricottini, che era stato silente nella prima parte, può parlare. Innanzitutto buonasera. Romeo. Buongiorno. Allora, buonasera. Buonasera. Buonasera, ok, perfetto. Specifichiamo già in che momento siamo. Tu quest'anno sei stato allievo, che stagione è stata la tua con i cicli Falgiani e Marco Pantani? Ho iniziato un pochetto male per... siccome la scuola non è andata molto bene e quindi non sono andato molto bene negli allenamenti. Poi vabbè, a fine stagione sono molto migliorato e sono arrivato anche a corse importanti. Quali sono le tue aspettative? Il prossimo anno sarai ancora tra gli allievi da secondo anno e quindi sarai un corridore che già conosce l'ambiente. Sì, già sicuramente l'anno prossimo andrò molto meglio e spero nella vittoria del campionato provinciale. Beh, quantomeno, poi, come base. Poi? Sì. Poi vabbè, anche punto anche a qualche tra i primi 10 e così. Cioè punti a fare una buona stagione, sì. Innanzitutto. Allora, questo Romeo Ricottini ce lo presenta anche il direttore sportivo Luigino Falgiani, un ragazzo che ha voglia di andare in bici. Sì, è un ragazzo che ha iniziato da poco e purtroppo non ha avuto tanti risultati perché in bicicletta praticamente ci andava poco, ha iniziato con noi, diciamo, e adesso lo stiamo preparando benino, speriamo che nella stagione entrante faccia dei buoni piazzamenti e qualche risultato. Rimango ancora da te e poi torno da Romeo. Come stai impostando il 2018? Nel senso,
Rimarrà una squadra a 4 gli junior, rimarrà un solo allievo o hai in mente di ampliare la rosa delle tue formazioni? Allora, la rosa della formazione sugli allievi rimarrà così come stiamo adesso, al momento. Invece sui junior ci stiamo lavorando, la rosa si è ingrandita e adesso non posso anticipare delle cose, però abbiamo un nuovo preparatore in squadra che dopo uscirà tutto l'anno nuovo, le novità. La squadra si sta rinforzando su tutto. Quindi sarete in più, no? I 4 moschettieri dello scorso anno? Saremo molto di più, faremo una squadra molto competitiva. E quindi punterete a quel punto anche ad aggiungere ai piazzamenti di quest'anno qualche successo? Sì, sicuramente l'anno prossimo ci punto a qualche successo, perché abbiamo dei buoni elementi. Lorenzo, allora il prossimo anno ti dovrebbe preparare bene? Sì, sì. Guarda la telecamera, non guardare me. Cercherò di prepararmi al meglio e ovviamente meglio di quest'anno, anche con l'aiuto del nuovo preparatore e niente. Romeo si allena con voi quando fai gli allenamenti oppure fa un allenamento particolare? Romeo ti alleni con loro? Sì, sì. Meno chilometri o fai gli stessi chilometri? Beh, l'inverno scorso facevo meno chilometri perché ovviamente non riuscivo a tenere il ritmo, però quest'anno spero di andare... E allenandoti con una categoria superiore, anzi con due categorie superiori, se andiamo a vedere, potresti fare bene. Cosa ti auspichi? A parte il campionato provinciale che hai, forse qualcosina in più? Beh, spero, se ci riesco ovviamente, arrivare tra i primi tre, già è un grande obiettivo. Te lo devi porre però, anche perché il podio è sempre qualcosa di importante, no? Vabbè, piano piano, la stagione è lunga, deve ancora iniziare, dovrei prepararti bene questo inverno. Luigino, abbiamo detto della tua organizzazione, delle tue gare, della voglia. Ricordiamo, i cicli fagiani Marco Pantani per tanti anni hanno curato anche gli Elite e gli Under 23. È stata anche quella una bellissima esperienza che poi ti è servita quando sei tornato tra i giovani. Sì, questa è una squadra che è rinata con gli allievi, però proseguirà fino a ritornare agli Under 23. Io ce la sto mettendo tutta perché questa, la cicli fagiani Marco Pantani, è nata per ritornare al suo posto. Ritorneremo sicuramente un altro anno agli Under 23. Se torni agli Under 23 significa pure che torna, tra virgolette, il Gran Premio Lisciano? Sul Gran Premio Lisciano ci stiamo lavorando. Spero di ritornare anche ritornare con gli juniors al momento, l'anno prossimo. E dopo vediamo per gli Under 23. Juniors già hanno visto a Lisciano delle gare molto importanti. Ricordiamo anche una vittoria di Paolo Totò, che poi è passato anche tra i professionisti e poi è tornato adesso con i Continental, non è vero? Sì, sì, lì a Lisciano c'è un albo che ci ha vinto parecchi. Diciamo, parliamo di Juniors, Juniors. Sì, sì. Juniors che adesso militano sui professionisti e abbiamo fatto anche delle belle gare Juniors. Ecco, che esperienza è stata quando tu hai formato la squadra Elite Under 23? Per te, che sei stato corridore, è stato un momento di crescita sicuramente. Sì, sì, io ho fatto questa squadra, l'abbiamo creata anni fa ed è stato, adesso andiamo oltre 20 anni che abbiamo costruito questa squadra. Tramite un mio collaboratore abbiamo fatto questa squadra e siamo andati avanti. Poi abbiamo fatto anche queste gare importanti ad Ascoli e il Gran Premio Lisciano è andato avanti per tanti anni. Adesso c'è stato un momento di stasi per la crisi, per tutto questo che c'è attorno, però cercheremo di ritornare come prima, anzi anche meglio di prima. Abbiamo parlato della squadra, abbiamo parlato anche chi gira intorno alla squadra. Senza di loro non sarebbe facile poter organizzare una squadra juniores e anche un team allievi, ad esempio Cruise Jeans, Tina Zanello Migliori, abbiamo parlato di Lucia prima, salutiamo anche Anna, perché sennò si offende, in questo momento è molto importante per voi, per la vostra crescita nel corso dell'anno, anche perché è uno degli sponsor primari, se non il primario. Sì, no, è uno sponsor che ci dà una grossa mano. Non solo sponsor, è anche un amico. Oltretutto è un amico e anche mia cognata che ci dà che ogni anno ci sostiene e ci dà una grossa mano sia in denaro che in abbigliamento per i ragazzi, ci riveste a festa. Quando tua zia Lorenzo ti vede il giorno dopo la corsa e ti chiede il risultato, sono arrivato 15esimo, sono arrivato 12esimo, cosa ti dice?
Mi dice... Che ce va a fare correre? No, 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 dice così, dai. Vabbè, mi dice questo, però... Dice questo? Però a volte mi dice anche che... Mi dice, ormai che mi dice già fa, tanto so che non fai niente. Invece tu il prossimo anno dovrai, tramite gli allenamenti, proprio dire oggi ho vinto, oggi mi sono piazzato, perché, vedi? Perché di solito io gli dicevo sempre, oh zia, domani io vengo per te, di qua, vengo... Oh, promettiti una cosa a tua zia Lucia, promettiti che il prossimo anno, promettiti, la telecamera è quella, dai, forza, fagli una promessa, dai. Prometto di arrivare almeno... Almeno? Per i primi 5. Quante volte? Un paio di volte? Un paio di volte, dai. Lucia, attenzione, segna di tutto, più, prendi nota e poi il prossimo anno ritireremo fuori la registrazione e vedremo se effettivamente sarà andata così. Luigino Falgiani non è solo il direttore sportivo di questa squadra, ma è anche il proprietario di Cicli Falgiani ad Ascoli Piceno, un punto di riferimento per tutti i ciclisti di Ascoli e non solo. Con la sua cordialità, ma soprattutto con la sua professionalità, nel corso degli anni è riuscito a crearsi veramente una clientela importante. Come sta andando l'azienda? Sta andando benino, anche che stiamo attraversando questo periodo di crisi, però io non mi ritengo contento, perché purtroppo è così, però il mercato va benino. Romeo Ricottini, tu invece prossimo anno hai detto che vuoi entrare sui primi tre su qualche corsa, sì. A chi vorresti dedicare un eventuale podio? Beh, principalmente alla squadra, poi ai miei genitori che mi hanno permesso di praticare questo sport. E poi al direttore sportivo nulla? Vabbè, certo. Quello è sottinteso, no? Sottinteso. Ti sei solo dimenticato, dai. Sì. Era solo sottinteso che avresti dedicato un podio, una vittoria, un piazzamento al tuo direttore sportivo. Che direttore sportivo è? Come si comporta? Dimmi la verità. Beh, si comporta bene, molto gentile, bravo, simpatico con noi. Quando andate, per esempio, a correre fuori, che dovete fare un tot di chilometri, state in macchina per parecchie ore. È divertente, penso. Sì, sì, vabbè. Anche se in quel momento lì vi dice dovete fare questo, dovete fare quella, diventa una macchina, eh? No? Beh. O vi dice vabbè, fate voi. No, non credo. Beh, io non lo so, perché sì, vabbè, vado sempre a correre con loro, quindi... Però a te cosa dice? Poi decidiamo anche loro. Mi raccomando. No, vabbè, dice stai opportuno. Tranquillo, così ci tranquillizza tutto quanto. Beh, questo è importante, questo è importante. Invece a Lorenzo Falgiani gli chiedo, il doppio ruolo direttore sportivo papà non è facile? No, non è facile, però... Ma non è facile per lui, non per te. Per lui, no, scherzo, dai. No, però quando siamo nell'ambito del ciclismo, lui è il direttore sportivo. Poi quando... Siete a casa, fa il padre. È il direttore sportivo e il papà, tutte e due le cose. Ovviamente è un po' difficile, però. Ma guarda che sei fortunato ad avere un papà che ti può mettere a disposizione anche la sua esperienza. La chiusura la voglio lasciare proprio a Luigino Falgiani, che ha dato tanto al ciclismo e spera di poter continuare a dare tanto anche tramite voi. Luigino, ti brillano un po' gli occhi, perché è chiaro che il ciclismo è la tua passione e questi ragazzi possono essere considerati tutti i tuoi figli, non solo Lorenzo. La conclusione la lasciamo a te, con la speranza che il 2018 possa essere un bellissimo anno. Speriamo che il 2018 facciamo una vittoria e vada tutto bene. E io vi aspetto a tutti i tifosi di darci sostegno, ringrazio tutti gli sponsor che ci appoggiano in questo bello sport e speriamo di fare una bella vittoria sia con Riccardo e con tutti gli altri. Salutiamo dunque Cicli Falgiani, Marco Pantani, partendo dalla mia destra salutiamo Lorenzo Falgiani. Lorenzo, mi raccomando, hai fatto una promessa, Sì. Devi mantenerla, poi con Lucia ci parlo io. Va bene. Con la manina ci saluta invece Riccardo Ciuccarelli, che non è microfonato in questo momento. Ci saluta anche il direttore sportivo, ciao, Luigino, grazie. Falgiani, grazie a tutti. E salutiamo anche Romeo Ricottini, con la speranza il prossimo anno di vederlo sul podio. A quel punto lì lui avrà mantenuto anche la sua promessa. Saluto con la manina. Noi a questo punto concludiamo questo nostro appuntamento con A Ruota Libera. Grazie per essere stati con noi. L'appuntamento è per mercoledì prossimo. Crisè Jeans, Istinto Blu, jeans e maglieria, prodotti esclusivamente made in Italy, con l'outlet a Sant'Egidio alla Vibrata, Teramo, in via Cincinnato. Visitatelo. Se vuoi vestire alla moda, Crisè Jeans è il tuo punto di riferimento. Crisè Jeans, Istinto Blu.
Per informazioni 0861 847237 www.cruisejeans.it.